quasi un anno esatto dalla deliberazione del Comune di Napoli che aveva concesso ad Emergency uno stabile comunale nei pressi del Parco De Filippo a Ponticelli da adibire come poliambulatorio medico per migranti e persone in stato di bisogno, ecco la definizione dell'intesa con ASL, Regione ed Emergency. È stata siglata questa mattina e prevede la possibilità che migranti, poveri e senza fissa dimora possano trovare accoglienza ed assistenza. Questa iniziativa abbiamo fortemente voluto insieme a Gino Strada di Emergency e poi con la collaborazione di ASL e Regione, cioè quello di dare come comune un nostro bene per fare un poliambulatorio rivolto alle fasce deboli, quindi le persone che stanno in difficoltà, che non hanno la possibilità di curarsi, quindi napoletani, italiani, immigrati. Quindi un segnale molto forte non solo alle cosiddette periferie ma soprattutto alle fasce deboli e un bel connubio nella nostra città tra realtà significative. La struttura verrà gestita dai volontari di Emergency, mentre l'ASL Napoli 1 garantirà la presenza costante di 3 medici anche per indirizzare i pazienti in caso di bisogno verso le strutture sanitarie cittadine. Noi abbiamo l'emergenza poveri, quello che il ceto medio diventa sempre di più povero, persone non hanno un tetto da andare a dormire, dobbiamo aumentare i luoghi in cui accogliere, i cosiddetti dormitori. Nei dormitori non ci sono solo i senza fissa dimora tradizionale o gli immigrati che vengono dal Nord Africa, ma ci sono cittadini napoletani che magari non hanno la possibilità di avere un tetto e devono scegliere tra un piatto di pasta e un tetto. Quindi questa è una vera emergenza sociale, economica e politica che dovrebbe maggiormente interessare i nostri governanti, perché risorse sul sociale non arrivano e da quello che sappiamo non arriveranno nemmeno per il futuro. Quindi questa iniziativa serve per mettere insieme sociale buono e buona politica.